condividete con gli spagnoli. Il culantro invece non piace a noi, non è, già gli antichi romani lo disdegnavano, e il coriandolo, no? Il coriandolo si usa, è prezzemolo greco o prezzemolo orientale, in un trattato di cucina mediterranea, già una Nobildona del 700 parlava di questa erba che veniva chiamata erba cilice, perché se la sfregate nelle dita ha quel vago odore o puzza, insomma, della cimice verde, che forte, no? Da noi a settembre fra 15 giorni a casa mia sul balcone cominciavano a volare le cimici, si nascondono dappertutto e se le schiacci hanno questo odore. Ecco, non era un gradite, era un'aromatica, e tuttora un'aromatica importante nella cucina orientale, asiatica, del Caribe, ma nel Mediterraneo, diciamo, quello occidentale non è gradito. Quindi questa è una ricetta veramente velocissima, non c'è nessuna tecnica, e poi ce la assaggeremo. Dicevo, due salse, una di peperoncino tritato con un pochino di aglio grattugiato, una specie di aioli catalano o aioli francese, per una maionese con aglio impomata o lavorato al mortaio o grattugiato senza l'anima, perché non rinvenga, e l'aggiunta di peperoncino. Io ci ho messo l'olio del vostro peperoncino calabrese, così l'abbiamo adattato in qualche modo ai prodotti del territorio, perché sono ricette fatte con le patate della Sila, cioè possiamo fare anche le cucine del mondo lontane, però con i nostri prodotti, così viaggiamo un po' nello spazio. Dopo le assaggeremo. Facciamo invece l'altra ricetta, che è facilissima, che è quella della tortiglia di patatas e cebolla. Sono tante varianti, la principale prevede che si faccia friggere nell'olio extravergine d'oliva le patate da frittura. Egidio, tu sai delle vostre patate tipiche qua del consorzio, quale consiglieresti per friggere? La Desiree, buccia rossa oppure l'agria, va bene pure, perché è una costituzione. Desiree, buccia rossa oppure? L'agria, che è pasta gialla, la buccia. L'agria, pasta gialla e buccia gialla. Ecco, quindi, cioè, perché comunque, insomma, le patate, diciamo la patata, ma ognuna va bene per fare una cosa, per fare gli gnocchi, per fare le fritture, tengono maggiormente la cottura, la croccantezza, eccetera. Quindi le facciamo friggere in olio extravergine d'oliva, le scoliamo e le lasciamo raffreddare. A parte ci facciamo saltare l'olio, forse non me l'ha portato. Ecco, allora facciamo saltare le cipolle in julienne, non quella di Tropea, volendo potete fare la variante, perché rimane più dolce, se la fate caramellare diventa molto più dolce la cipolla bianca o bionda. Quindi facciamo saltare finché diventa traslucida, non deve cambiare colore, si appassisce con un po' di sale, e poi aggiungiamo, come vedremo, le patate e le uova. Allora, la differenza tra la nostra frittata di patate qual è che io non so come la fate voi qua, ne conosco altre in giro. Di solito non si friggono le patate così, no? Si fanno magari a fette più sottili, la cipolla non sempre si mette, mi sembra che da voi nella vostra ricetta calabria non si metta. Volendo, mentre l'olio sfrigola, si usa aggiungere un po' di soppressata o di chorizo, che è un'altra salame con paprika, sì, piccante, oppure semplicemente paprika dolce, comunque un olio, lascio un olio colorato, grazie. Allora, facciamo partire. Ok, lo mettiamo al massimo, qui per motivi di sicurezza non è possibile usare il gas, e quindi le manifestazioni sono costretti a usare questi aggeggi infernali, che sono la disgrazia dei cuochi, almeno di quelli abituati come me a usare il fuoco, però dobbiamo adattarci alle normative di sicurezza. Quindi la facciamo scaldare banalmente, poi faremo dorare la nostra cipolla. Ovviamente, se avete delle domande, delle curiosità, il bello di queste manifestazioni è che non siamo passivi di fronte alla televisione, ma possiamo interagire, non in chat, ma direttamente, per cui
possiamo tranquillamente scambiarci delle informazioni, se avete delle domande, delle curiosità. Io intanto che l'olio si riscalda e che passeranno un po' di minuti per fare la ricetta, vi racconterò un po' di altri aneddoti, altre curiosità. Quest'anno insieme a me è venuta anche la signora Reina Ramos del ristorante America 1492, che è il miglior ristorante peruviano che abbiamo a Torino. E parlavo prima delle Ande, il Perù è il paese in Sud America che ha la ricettistica più importante, più ricca e variegata. In questo momento Gastone Accurio, che è il più grande chef dell'America Latina, sta aprendo New York, molto negli Stati Uniti, ma anche a Londra, in Nord Europa, dei ristoranti, e sta portando una cucina assolutamente sconosciuta per noi in Europa, che è la cucina Novo Andina, cioè la cucina tradizionale della regione andina reinterpretata in chiave moderna. Perché per un cuoco gli ingredienti sono come i tubetti di colore per un pittore, cioè avere a disposizione tanta materia prima, tanti prodotti diversi è fonte di creatività. Quindi, sempre nell'ottica che dicevo prima, di raccontare, di conoscere le diverse culture, ho voluto darvi la possibilità di conoscere alcune delle ricette più importanti della cucina peruviana, che non è piccante, non è solo e semplicemente piccante, può esserlo anche molto, però ad esempio, e questo è un altro contributo che ho portato al Festival del Peperoncino di Diamante, perché il peperoncino è considerato un po' l'icona del cibo, della piccantezza, no? E questo è un'altra credenza, peraltro diffusa dagli americani, perché in Sud America, prima dell'arrivo degli europei, non c'erano le spezie sono originarie dell'India, quindi con cosa si insaporivano i piatti se non c'erano le spezie? Togliete il pepe, togliete la noce moscata, togliete tante delle spezie che usiamo nella nostra cucina. Allora in Sud America e in Perù si usano i peperoncini, ce ne sono tantissime varietà, alcune non sono per nulla piccanti, tant'è che ci sono peperoncini, alcuni li vedete anche qua nello stand a fianco, l'ají amarillo, ají in lingua quechua, che è la lingua dei nativi del Perù, ají vuol dire peperoncino, ed è un peperoncino aromatico, la base della cucina peruviana, è un peperoncino che non è piccante, dà gusto, sapore e colore ai piatti. Allora ecco, dalla signora Reina, che è molto brava, già invitata a molte manifestazioni al Salone del Gusto eccetera, anche all'estero, potrete assaggiare proprio volendo dei piatti tradizionali antichissimi, alcuni addirittura dell'epoca precolombiana, come la causa reiena, che è una purea di patate fatta con una tecnica particolare. Le patate vengono messe nel forno a una certa temperatura per molte ore e poi vengono lavorate e diventano come la plastilina. Voi potete, è malleabile, potete colorarla col nero di seppia o con le paste di peperoncini, con le erbe aromatiche, dare colore a questo pasto di patate. Quindi ecco, avrete anche la possibilità di fare questa esperienza che non capita tutti i giorni nei festival. Abbiamo appassito le nostre cipolle, devono appena prendere colore, non troppo perché dopo le ripasseremo in padella. Ora le tiriamo giù, lasciamo l'olio secondo una regola molto importante nella cucina, che non è la non dispersione dei sapori. Tutto ciò che si crea in termini di fondi, di cottura, devono rimanere e arricchiscono poi nelle diverse fasi di cottura il piatto. Adesso le patate le abbiamo già fritte prima, non è niente di difficile, ci sbattiamo le uova che avevo qua, eccole. Quindi finora sono tutti assolutamente prodotti che abbiamo a portata di mano nelle nostre case. Non c'è nulla di esotico, Spagna, paese mediterraneo. Quindi sbattiamo le uova. Domani il nostro viaggio prosegue, perché le patate poi nel corso del XVII-XVIII secolo fino ad oggi si sono diffuse in tutta l'Europa, in tutto il mondo. Però ci concentriamo quest'anno
sull'Europa, e quindi faremo due ricette, perché la patata è sì il mangiare dei poveri, è stato, i quadri fiamminghi che ritraevano i mangiatori di patate, li trovate nel nord Europa, però era anche un piatto, un ingrediente della cucina imperiale. Domani infatti faremo le aringhe con patate in pelliccia, detto anche shuba, che era uno dei piatti preferiti dello zar nella cucina di San Pietroburgo. Una sorta di insalata con maionese e altri ingredienti particolari. Mettiamo un po' di sale, ce l'abbiamo grosso, facciamo finta che sia sale fine, tanto poi non assaggeremo questa ma quella che abbiamo già preparato prima. Ok? Adesso dovremo mescolare tutto quanto insieme, eliminiamo, quindi mettiamo le nostre patate, mettiamo le nostre cipolle, okay. Qua ci sono fin tante uova, noi, voi potete fare una ricetta molto simile al nostro stile di frittata, lasciandola bassa e quindi facendo una cottura veloce, anche perché ormai le patate e le cipolle sono cotte, quindi una volta che è cotto l'uovo è anche molto veloce. Per tutto questo nei ristoranti cosa facevano? Si portavano avanti con la cottura, no? Quindi preparavano le cipolle che hanno tempi di cottura più lunghi, le patate, poi all'ultimo momento veniva un cliente, voleva una tortiglia, si aggiungeva l'uovo sbattuto, si buttava nell'olio bollente e la tortiglia era pronta per essere mangiata. Allora l'olio lo facciamo riscaldare per bene, sale l'abbiamo messo, mettiamone ancora un pizzichino, ripeto, sale fine, io faccio quello grosso ma facciamo finta che è buono, questo comune frittata, facciamo scivolare dentro quando l'olio è ben caldo. Dovrò ripulirlo e utilizzarlo in realtà come coperchio per girare la frittata. Ah, c'è quello, benissimo, allora non è neanche il caso. Dunque, questa andrebbe rigorosamente fatta sul fuoco, perché potete regolare una volta che avete versato, fate muovere in modo che si distribuisca in modo omogeneo il composto, poi coprite, lasciate andare veramente al minimo per 10 minuti, dipende da quanto è spessa, se è sottile 5 minuti, se è media 10 minuti, se è alta, perché può essere anche alta così, anzi solitamente in Spagna la fanno alta, quando andate nei tapas bar, no? Per questo è un piatto, come dicono i spagnoli, de toda la vida, sapete gli spagnoli hanno questa tradizione della cossina della barra, no? Voi andate nei tapas bar, prima di cena e prima di pranzo, si esce dal lavoro, non si va subito a casa a mangiare, si va prima al bar con gli amici, si beve una caglia, una birretta, e si chiacchiera e si spilucca algo para comer, dicono, qualcosa da mangiare, spesso è una fetta di tortiglia, un polpo con le patate, altra specialità vostra, se andate in Galizia mi piacerebbe portarveli l'anno prossimo, se si rifarà, io ho portato il campione mondiale del pulpo alla gallega, perché il polpo con le patate si fa in Galizia, si chiama pulpo, si rifarà che cosa? Il festival, dico. Sicuramente inshallah, dicono nel mondo là. E fanno queste feste di piazza dove fanno bollire questi polpi enormi con una tecnica particolare che li rende morbidissimi pur essendo di grossa taglia, e poi si servono con le patate bollite nel bollo del polpo con olio extravergine d'oliva, fleur de sel e una spolverata di pimenton della vera, che è una paprika affumicata che ha un sapore molto simile alle vostre soppressate di una volta, quelle di una volta, che avevano, si facevano affumicare come le bisimoglie, no? Nel sottotetto dove saliva il fumo, e questo del affumicato era un tratto distintivo della cucina calabrese, almeno di quella di montagna, no? L'affumicatura era una tecnica. Allora, vediamo qua se si sta apprendendo, piano piano deve
Hai voglia di girarla tu, che sei più brava a girare frittate? E, verifica, perché secondo me si può già fare. Lo dici che calabrese? Certo che l'ho detto che calabrese. Monte Santa Lucia. Famiglia Perrone, conoscete, quelli di supermercato. Allora, ok, si è già rappresa un pochino, adesso la giriamo facendo attenzione di non... Vuoi un guanto o qualcosa? Mettiti lì in un angolino così non rischiamo. Margherita, occhio a non bruciarti. Perfetto. Ed è venuta spessa. Allora, questa è la colorazione che deve prendere. Vedete che c'ha, non lo vedete, magari passa un attimo, sì. Voglio vedere, che è più spessa e quando la girate dovete muovere.